Auri, perché ti stai grattando la testa? Che cos'hai? C'è qualcosa che non va? No, niente, andiamo. Fammi controllare un po'. C'è qualcosa? Cosa c'è? Aurora, hai pidocchi! Ci sono! Ho la soluzione! Rasiamo la testa, Aurora! Buongiorno a tutti, ragazzi! Come state? Come state? Sì, noi oggi siamo in missione. No, scherziamo. In realtà siamo fuori scuola di Auri, quindi ora andiamo a prenderla, che abbiamo una bella giornata che ci aspetta. Buongiorno, principessa! Com'è andata a scuola? Bene. Mi racconti cosa hai fatto? No, botta io. Brava, perché non si danno le botte, vero? Le ho data a lei, ho detto la mezza chiara. Ti ha dato una botta? Sì. Tu cosa ti ha fatto? Così? Sì. Vicino al naso. Mannaggia, ti ha dato una botta vicino al naso. È stata Melissa. Mannaggia. Ma le ho detto la mezza chiara. Ah, ho capito. Ah, quindi Melissa gli ha dato una botta. Vabbè. Cosa vuoi che sia, Auri? Succedono queste cose a scuola, no? Ma, Auri, perché ti stai grattando la testa? Che cos'hai? C'è qualcosa che non va? No, niente, andiamo. Ha detto che non ha niente, Laura. Auri, ma hai rotto tutto il fiorellino. Dai, andiamo, che c'è una super sorpresa a casa. Su. Auri, ora che ti abbiamo prelevato dall'asilo, andiamo verso casa, quindi saliamo in macchina. Sei felice? E vai, andiamo a casa. Dai, veloce, papà. Va bene, Auri, va bene. Chiavi alla mano e andiamo a casa. Ragazzi, ci vediamo direttamente lì. Aspetta, Mike, devo dire una cosa ai nostri amici da casa. Cosa devi dire, Laura? Leoncini, a voi, come sta andando la scuola? Bene oppure male? Dimenticavo, scrivetecelo qua sotto nei commenti. Ragazzi, fermi. Cosa è successo, Laura? Siamo appena arrivati. Appunto che siete appena arrivati. Cosa avete combinato? Le scarpe di Aurora per terra, il giubbino per terra, la sciarpa per terra, il tuo giubbino Mike qua sul divano. Attenta. C'è Bau. E il cappello per terra. Cioè, ragazzi, siamo appena entrati in casa, non è possibile tutto questo casino. Laura, hai ragione. Dai, dobbiamo sistemare velocissimi e poi vi propongo di fare una super cosa. Cosa ci proponi di bello da fare quest'oggi, Lauretta? Cosa facciamo? Bella domanda, Aurora, cosa facciamo? Vi dico io cosa facciamo. Dicela però, vieni al dunque, perché ogni volta ci metti 3 ore. Dicelo, dai. Praticamente, visto che è una bellissima giornata fuori, con tanto sole, vi proporrei di fare una sorta di picnic. Ne avevo proprio bisogno. Perfetto, io direi allora di fare solo un piccolo switch. Prima facciamo il picnic e poi mettiamo a posto, ok? Ciao. Sì, vabbè, ok, come ogni volta tocca sistemare a me. Però vabbè, per una volta voglio divertirmi anche io, quindi addio casa. Ci dedichiamo un po' al divertimento e riempiamo queste panzotte. Sì, perché ingrassiamo un po' adesso. Gli ghiaccio la testa. Allora, ora sistemiamo tutto velocissimo. Allora, aiutami, Aurora, aiutami. Vieni, papà. Bau, vieni con me. Ti voleva proprio un bello snack, perché non avevo molto fame. Ma cosa stai dicendo? Non si capisce niente. Stai parlando con la bocca piena. E non si parla con la bocca piena, diglielo. Bello. Vero, non si parla con la bocca piena. Mi brucia tanto la testa. Come Auri ti brucia tanto la testa? Ma infatti, Lauretta, aspetta che poi mi dite parole che parlo con la bocca piena. Non stai notando che Aurora si sta grattando la testa da un po'? Io l'ho notato, infatti mi viene... Ma mi fa grattare la testa anche a me, non so perché. Anch'io l'ho notato, infatti gliel'avevo chiesto prima. Però mi ha detto che stava bene, quindi non ci ho dato peso. Effettivamente si sta grattando troppo. Mi piace tanto, aiutatemi!
sto davvero preoccupando. Mi fai contare anche a me, Aurora. Laura, diamogli una controllatina a questa testina, dai. Mau, aspettami qua. Fammi controllare un po'. C'è qualcosa? Cosa c'è? Ah! Aurora, hai i pidocchi! Ah, come? Aurora, i pidocchi? Mi fai grattare anche a me? Ah, Laura, è grave come cosa, vero? Mike, insomma, bisogna solo stare tanto attenti perché i pidocchi si attaccano a qualsiasi cosa, a qualsiasi persona. Quindi bisogna stare attenti a non avere troppo contatto con lei in questo caso. Cosa possiamo fare, Laura? Cosa possiamo fare? Le uncini! C'è solo una soluzione! Aspettatemi qua, eh! Aspettatemi qua! Allora... Ok, andiamo! Laura! Ci sono! Ho la soluzione! Rasiamo la testa, Aurora! Ci sono! Ma sei completamente pazzo! Perché, Laura? È l'unica soluzione! Dobbiamo tagliargli tutti i capelli! Ma non puoi rasare i capelli ad Aurora! Ci sono altre mille soluzioni! Lascia stare, lascia stare! Ci penso io, l'esperta della situazione! D'altronde, i pidocchi sono successi a miliardi di persone! E non bisogna per forza rasargli i capelli a sta povera bambina! Quindi ora ci penso io! Auri, vieni con me! Ci pensa Lauretta! Sempre Laura ci deve pensare! E quindi... Scusate, una domanda! E io con questo cosa devo fare? Callo a me! Ci penso io anche a questo, andiamo! Hai più tanto! Aurora, lo so, hai i pidocchi! Ora entriamo e ti do io una crema magica, una crema speciale, uno spray perfetto! Ah, Bau! Che dici? Andiamo dentro pure noi? Sì, papà, andiamo dentro! Hai ragione, sì. Che stiamo a fare qua? Magari impariamo come levare i pidocchi così! Andiamo. Auri, lo so che ti brucia, ora ci penso io. No, quanto pensi? Allora, stai dritta così, ferma, in vasca, in piedi. Ok, ora prendo uno spray e io lo butto tutto sui capelli. Vediamo se dovrebbe funzionare, vediamo se funziona. Ah, leoncini, non è niente di grave. Ce l'avevo anche io da piccolina. Si può risolvere tutto. L'unica cosa, avere pazienza. Ai, fa male, allontanati, leoncini. Ah, io sono qua, mi sto grattando anch'io, mi ha fatto solo fissazione, il tutto. Ah, sono qua che vi guardo, non vi preoccupate. Tachipirina direi di no, forse è questo, esatto è questo. Oddio, cade tutto qua, cade, va bene, facciamo così. Auri, arrivo con lo spray, e manca anche una cosa. Il pettine. Però prima di toccargli la testa devo mettermi i guanti perché è molto importante non stare in contatto con i tocchi. Fatto. Ferma, Auri. Veloce. Sì, ho capito, faccio veloce adesso. Ok, io tolgo questi. Ma è così tanto lungo questo procedimento? Io mi sto quasi annoiando. Mi prende anche a me la testa. Hai vinto la testa! Via le manine, via le manine! Pettiniamo! Guarda la pettino io! Dopo prendi tu! Ok, qua ben fatto! Guarda, Auri! Tutti quei puntini neri sono tutti i pidocchi che stanno cadendo! Quindi sta funzionando pian piano! Sì! Finalmente ci siamo liberati di questi pidocchi, brutti pidocchi. Quindi ora puoi andare a fare. Sono brutti i pidocchi. Sono brutti, ora puoi andare a fare la merenda se vuoi. Ciao! Intanto io devo pulire qua tutto. Ah, che bello, Auri, ha finito, Laura. Bene, direi che possiamo continuare a far merenda allora, no? Ma, anzi, fammi dare una controllatina anche ai tuoi capelli. Ti stai grattando anche te!
la testa da quando siamo tornati a casa. Vieni, vieni in vasca, Mike, che controlliamo. Ma cosa vuoi che abbia, Laura? Dai, in vasca, mi siedo qua se vuoi. Non sono mica un bambino io, Dai, cosa vuoi che mi sia successo? Mi sto grattando perché mentalmente vedevo Auri grattarsi, quindi mi viene da grattarmi anche a me. Ah, dai, non è niente tanto, Laura. Fammi vedere. Aspetta, allora, aspetta, guarda, mi metto giù anch'io così con te. Così? Cosa c'è? Mike! Ah, mi è urlato sul nervio! Dimmi! Hai la testa completamente piena di pidocchi! E cosa posso fare, Laura? Ti dico io cosa dobbiamo fare, Mike! Tu devi andare a tagliarti quei capelli! Perché hai tantissimi pidocchi! E non è come la testa di Aurora, che invece ne avevo leggermente di meno! Quindi tu devi andare a tagliarti quei capelli subito! Ehi, perché state urlando? Perché il papà ha i pidocchi! Perché? Perché ha i pidocchi, ha preso i pidocchi perché probabilmente gliel'hai attaccati tu. Quindi ora deve andare a tagliarsi i capelli. Non va, ha detto. Ha detto che non va? Sì. Sì, ma glielo dici tu guardandolo. Dai, ho subito a tagliarti i capelli! Oh, va bene, vado, state calme, però... Io non volevo tagliarmi i miei capelli, ci tenevo tanto! Vado! Subito! Ho capito! Vai! Vado, ho capito! Vado! Oddio, capelli! Vado, ciao! Che schifo! Chissà come sarà Mike senza capelli? Vero? È schifo, vero? Secondo te starà bene con i capelli tagliati? No! Non diciamo vero! È vero, scrivetecelo nei commenti, secondo voi come sta? Dimmi. Papà, dov'è il papà? Aurora, bella domanda. È uscito ben 3 ore fa. Che secondo te ha ancora i pidocchi, papà? Non lo so. Se ha già tagliato i capelli, probabilmente no. Se invece li ha ancora... Sì, ovviamente. Non lo so, speriamo che però gli siano andati via, Aurora. Sì, secondo te non ha più capelli. Non ha più capelli, secondo te? Sì. Neanche secondo me, magari torna a casa pelato. Sì, no, ha più gli occhi. Sì, potrebbe avere anche i pidocchi, è vero? Potrebbe è tornare vero, a casa. Sì, potrebbe tornare a casa con i pidocchi. Ti amo. Oh. Giusto, è vero, papà. Vai a aprire. Ma non c'è nessuno. Dov'è finito? Ciao. Ehi, sono io. Ma come? Faccio così paura? Non avete visto ancora cosa che mi hanno fatto in testa? Ma lasciate stare. Di una cosa sono sicura. Ciao amore, da quanto tempo che non ci vediamo. Leoncini, di una cosa sono sicura. Mai più pidocchi. Siete pronti? No, volete vedere i miei capelli? Sì! Oh sì! Facci vedere! 3, 2, 1! Sono cortissimi, Mike! Ma perché sono così brutti? Non ho capito, sono così brutti! No, sono belli! Aurora, ti piacciono? Sì! Laura, ti piacciono? Sì, sono carini! Oh, va bene, gli facciamo vedere anche i loncini? Erano così lunghi. Pensate che mi arrivavano fino a qua prima. Anche nei lati erano belli lunghi. Non fino è a bello qua. Papà. Sono bello lo stesso. Sì, sei bello con il mondo. Sei bello con il mondo. Grazie amore, anche tu sei la più bella del mondo. Beh, Leoncini, se ancora non vi siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Esatto, ve lo dice pure Aurora. Noi penso che per quest'oggi i capelli ne abbiamo lasciati già giù abbastanza, quindi non me li tocco più. Ci vediamo domani con un prossimo video. Mi raccomando, attivate anche la campanellina e lasciate un super mi piace. Ciao!